anche in Russia, soldati del nord, non molti, soldati del sud, molti. Quindi la sofferenza era più della popolazione del sud che della quella del nord, tolto il reparto alpino. Erano tutti soldati dello stesso paese. Ecco perché, camerata, compagno, siamo dello stesso paese, noi due dobbiamo farcela, quindi aiutiamoci vicenda, quindi combattiamo con ardore. Ero con la divisione Ravenna. Noi avevamo un battaglione autonomo, un battaglione guastatori del secondo corpo d'armata. Partecipavano alle azioni a quota 220 nell'Ansa del Don. Qui era la nostra zona di combattimento. E più che altro fu, quando arrivammo, fu tutto un periodo di guerra di assestamento. Eravamo fermi, di fronte avevamo un paesino chiamato Vermamon, di cui vedevamo il campanile, e c'erano azioni sporadiche di notte, più che altro di pattugliamenti, pattuglie russe che attraversavano il fiume, noi che si tentò qualche azione al di là per assaggiare, cannoneggiamenti, colpi di Katyusha. Quando andavamo in retrovia ci davano 200-300 prigionieri da tenere. Li interrogavamo intanto con le poche parole che conoscevamo di russo, gli davamo da mangiare, dividevamo con loro la coperta. Si fraternizzava quasi subito, anche perché, lasciando una parte di mongoli con cui non riuscivamo a avere contatti notevoli, prima di tutto perché non conoscevano neanche loro bene il russo e non fraternizzavano neppure con i loro compagni, con i loro compagni soldati, con gli altri c'era loro. Alla sera cantavano le loro canzoni e noi cercavamo di imparare e davamo le nostre canzoni a loro. Ecco, il vito era il nostro. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спи. Le azioni cominciarono poi il 6 e l'8 di dicembre. Il fiume, ora completamente gelato, rende più facile l'attraversamento di grosse pattuglie russe. Avvengono quindi molto frequentemente scontri e scambi di colpi di mortaio, cannonate e raffiche di mitragliatrici tra l'una e l'altra sponda. Dopo tutto quello che avevamo visto in Russia, certamente il comunismo non aveva dato, anche al più umile, all'operaio, non aveva dato quello che ancora oggi viene chiamato il paradiso sovietico, non aveva dato niente. Non aveva dato scarpe, non aveva dato cibo. Ha livellato praticamente tutta l'economia in funzione soltanto degli armamenti. Infatti vedevamo delle grandi fabbriche, quando avanzavamo, che li chiamavano combinat, grandi fabbriche, chilometri e chilometri, da cui nasceva, lo dicevano loro, dallo spillo al carro armato e al samaliota, cioè all'aereo. Tuttavia, molti, so che anche molti reduci della Russia, passarono nei reparti partigiani. Abbiamo avuto anche occasione, purtroppo, di eravamo a Torino, ci fu consegnato un giovane ufficiale che aveva partecipato al fronte russo e che
sembrava fosse informatore dei partigiani. E io stesso ebbi modo di parlargli un pochino. Secondo lui la Repubblica Sociale Italiana stava tradendo quelli che erano i sacrifici e le fatiche e i dolori che l'esercito italiano in Russia aveva subito proprio da parte del governo che ci aveva mandato, certamente non completamente equipaggiati, non completamente armati. In parte, senz'altro, aveva ragione. Perché noi, durante il ripiegamento, abbiamo visto dei magazzini che stavano bruciando, pieni di pellicce, di scarpe, di calze, di vitto, che a noi non era arrivato. E questo certamente creò un senso di turbamento e di rabbia un po' in tutti. Mi facevo anch'io delle domande. C'era del tradimento in atto. Appena dopo la guerra, io ho avuto strette di mano da molti ufficiali, anche perché io sono decorato al valor militare, tra questi c'erano ufficiali che provenivano dai reparti del nord, ufficiali che provenivano dai reparti del sud, e quindi il nostro intendimento non mai parlare né di politica né di ciò che era accaduto. Era la stretta di mano in cui ognuno di noi aveva compiuto il proprio dovere.